La seconda giornata del vertice dei capi di Stato italiano Giorgio Napolitano, della Repubblica di Polonia Bronislaw Komorowski e della Repubblica federale di Germania Joachim Gauck ha avuto inizio nella sede del Consolato generale di Germania, dove è stata scoperta una targa in onore dello scrittore polacco Gustav Erling Grudziński, un omaggio ad un combattente della libertà che fu adottato dalla città di Napoli e dall'Italia. Io sono felice di poter condividere oggi con il Presidente della Repubblica di Polonia questo omaggio alla figura, alla storia, all'opera di Gustav Erling Grudziński. Possiamo ben dire infatti che il suo esempio e la sua eredità appartengono egualmente alla Polonia e all'Italia. Successivamente a Palazzo Filomarino, nella sede dell'Istituto Italiano di Studi Storici fondato da Benedetto Croce, per l'inaugurazione dell'anno accademico, il Presidente ha pronunciato un discorso di elevato valore storico e politico, incentrato sulla figura di Benedetto Croce. Lasciate che rivolga loro i miei personali ringraziamenti per l'occasione offertami di rendere a un grande italiano, a 60 anni dalla sua scomparsa, l'omaggio delle istituzioni repubblicane e del Paese. In effetti, il tema prescelto per questo mio contributo ha una valenza più generale di quanto possa apparire. Croce è stato ricordato come politico suo malgrado, soprattutto quando nel periodo più tormentato e drammatico della storia d'Italia, la sua personalità lo fece emergere come protagonista politico decisivo in una fase cruciale della vita nazionale. E dopo aver ricordato fasi terribili della storia, come la Napoli dei 100 bombardamenti, Napolitano ha attribuito un senso comune agli incontri di oggi, ovvero la testimonianza di rafforzamento dell'amicizia fra i tre paesi e soprattutto il comune impegno a costruire quell'Europa libera, pacifica e democratica per la quale sia Croce sia Erling Grudziński combatterono.